Ieri sera abbiamo presentato il PUC ai cittadini anche perché era un impegno che avevo preso in una pubblica riunione qualche mese fa. Difatti gli impegni quando si prendono si portano a termine, oltre che oggi è tutto un processo diverso di quello di qualche anno fa, è quello che c'è la commissione sulla conferenza dei sindaci, deve passare attraverso la comunità montana, perché il problema della capacità dell'edificato su tutto il territorio deve essere condiviso con tutto il territorio. Fatto questo passaggio, ieri sera abbiamo presentato qual era il PUC che il Comune di Deggiano, o meglio i tecnici, hanno elaborato, quale sarà lo sviluppo, innanzitutto tutto quello che era il presente, quale può essere il futuro e come può essere uno sviluppo di un territorio. Bene, questo noi ieri sera abbiamo fatto, quindi dopo lunghi anni di lavoro siamo arrivati, tant'è che quando i tecnici, gli incaricati hanno relazionato, sono stati apprezzati per il lavoro che hanno fatto e l'hanno fatto in un modo per bene, senza guardare nessun interesse personale. Questo ci tengo a precisare perché proprio perché dobbiamo superare, perché non possiamo più tollerare l'edilizia selvaggia che abbiamo subito, distruzione di suoli in continuazione, perché significa che ogni comune ha un casino di case sfitte ma non vengono occupate, anche perché bisogna avvicinare pure i cittadini nell'abitare il centro storico, perché se vogliamo parlare di turismo bisogna anche ripopolarlo, passare con un discorso diverso. Certo sia, mo ci sta l'ultima tappa che in questo PUC deve andare sulla commissione, quella che chiederemo penso che per gennaio con la comunità montana, e dopodiché andrà a Salerno e poi penso che saremo arrivati al capolinea.